Abbiamo visto prima il concetto di velocità di fuga e il concetto di buco nero, un corpo celeste per il quale la densità, cioè la sua estensione, talmente concentrata, talmente piccola, che a una certa distanza da questo oggetto la velocità di fuga raggiunge il valore della velocità della luce. E quindi la densità della forza gravitazionale, del campo gravitazionale che si voglia, è tale che nemmeno la luce ci sfugge. Questo sottintende un concetto che però tutto sommato è del Novecento, perché chi ti dice che la luce subisca la forza gravitazionale? Non è ovvio. Questo è un concetto che nasce con la relatività, il fatto che la luce è energia e ad essa è associata una massa che è sensibile alla forza gravitazionale. A parte questo, ripeto, abbiamo visto prima che un sistema celeste nel quale si ritiene ci sia presente del buco nero sono sistemi doppi che emettono un certo tipo di energia, la radiazione X di una certa intensità, oppure il centro di ogni galassia. C'è un altro modo per vedere la presenza, per individuare la presenza di un buco nero, ed è quello che si chiama lente gravitazionale. Supponete che ci sia un oggetto molto massiccio in questa condizione. Voi siete qui, questo è l'occhio, ok, e c'è un oggetto qua dietro, qui c'è uno sfondo. La luce che proviene da questo oggetto viene incurvata perché subisce l'effetto della forza gravitazionale in quanto trasporta materia. Quindi la massa e in particolare la concentrazione di massa in questa regione dello spazio produce un'immagine distorta. Se per esempio osservate un campo stellare dove non c'è un buco nero, avete stelle più o meno, o galassie più o meno dappertutto, distribuite in modo grosso modo omogeneo. Se nel centro della nostra immagine ci fosse un oggetto di questo tipo, cioè un oggetto che fa un effetto di lente gravitazionale, al centro non vedrei niente e attorno vedrei tutte un'immagine distorte, molto addensate, distribuiti in un determinato modo, qui niente, ripeto, e attorno tutta una serie di immagini deformate, più addensate del dovuto e deformate. Ci sono modelli matematici che riescono a ricostruire la distribuzione di massa a seconda di come è deformata l'immagine. Questo si chiama effetto di lente, funziona proprio come una lente, ma di natura gravitazionale. Questa è una tecnica che serve anche per individuare oggetti molto massicci e che viene utilizzata rutinariamente per studiare la distribuzione di massa di oggetti celesti. Non solo, questo ha un effetto anche di amplificazione sull'immagine da cui proviene la luce e sono oggetti molto più lontani di quello che normalmente si riesce a vedere. La lente quindi deforma ma anche amplifica il segnale. Ok? Detto questo, un'ultimissima considerazione, sempre utilizzando l'idea di la gravitazione newtoniana, è quella del che idea aveva Einstein di Newton dell'universo. Ci sarebbe molto a discutere e molto tempo da spendere per seguire l'evoluzione del concetto di universo, se è finito, se è infinito, se è limitato, se non limitato, che forma ha, che geometria. Questo nei secoli è cambiata molto. L'idea che poi è rimasta fino ad Einstein incluso, è il fatto che l'universo fosse illimitato e omogeneo. Come
potrebbe essere l'idea di geometria del piano, no? Se fosse in due dimensioni sarebbe un piano senza linee. Ma se applico la gravitazione newtoniana a un simile sistema, un simile sistema è instabile, perché qualsiasi piccolo eccesso di densità o di materia attira il circondario per effetto gravitazionale a sé e quindi l'universo collassa in un punto. Qui a questo punto Newton si ferma, cioè io non sono in grado di risolvere il problema di come è fatto l'universo usando la forza gravitazionale. E non altro, cioè, era un limite. Però utilizzando la gravitazione newtoniana si riesce comunque a dire qualcosa di interessante. Abbiamo già visto che, supponete che la lavagna rappresenti una proiezione, una sezione dell'universo, ok? Abbiamo visto che se l'universo è omogeneo, cioè la densità è la stessa dappertutto, e prendo una sfera, d'accordo? Allora sul bordo della sfera l'accelerazione di gravità è legata alla massa che sta dentro la sfera. Massa elettrica. Ciò che sta fuori della sfera non produce effetto gravitazionale su questo punto lì. Questo si può dimostrare abbastanza facilmente. Ma se è così, allora, secondo il principio della dinamica, F uguale M per A applicato a questo sassolino è uguale a meno G, massa all'interno della sfera per M piccolo, diviso il raggio della sfera al quadrato. Le due masse le posso semplificare e mi ritrovo con questo oggetto che ha un'accelerazione dovuta alla pressione gravitazionale pari a meno g m quadro. Ma m uguale 4 terzi di greco r, la densità per il raggio al cubo, volume della sfera per densità. Quindi, fatemi scrivere nella pagina successiva, l'accelerazione vale meno g 4 pi greco terzi r alla terza, volume della sfera per rho densità della sfera diviso r alla seconda. E mi ritrovo con meno g 4 pi greco terzi rho r, rho densità dell'universo. Ora, la densità in quanto massa su volume è maggiore di zero in qualsiasi istante, non è mai una massa in densità negativa. Questo che prende il significato di scala dell'universo è una distanza, è sempre positivo. Di conseguenza, questo termine, g4pi greco terzi rho r, è sempre diverso da zero. Ed è sempre negativo. Questo cosa significa? Significa che se questa equazione, dedotta in modo molto ingenuo, molto semplice se volete, mi dice che l'accelerazione, cioè la rapidità con cui cambia la velocità di questo oggetto, non è mai nulla. Ok? Non solo, è un numero sempre negativo, c'è sempre decelerazione. Se questa equazione è valida, posso avere una struttura costante. Non ci sono soluzioni stazionarie, cioè che non dipendono dal tempo. Cioè, l'universo è necessariamente in evoluzione, non ci sono soluzioni statiche. Se
so se la conoscete, c'è una rivista di Stati Uniti che si occupa di divulgazione di fisica, si chiama Physics Today, è diretta al grande pubblico. Ha fatto un sondaggio nel 1999, fine del secolo, e ha chiesto al pubblico qual era la scoperta scientifica più importante del Novecento. Secondo voi? Non solo. La legge di Hubble, il fatto che l'universo evolve. La legge di Hubble non è altro che la verifica sperimentale di questo fatto. Immaginatevi che questa che vi ho presentato come un'equazione derivata dalla F uguale M per A, è la legge di gravitazione universale di Newton, ha un'interpretazione più moderna, tra bene da altre considerazioni, però ci si può arrivare anche attraverso questa strada. Questa è la derivata di un matematico russo che si chiama Friedman, Alexander Friedman, qualche anno prima di morire, e dà la legge che regola l'evoluzione dell'universo, dove non ci sono soluzioni stabili. Quando lui ha scritto ad Einstein questo fatto, il pregiudizio dell'universo stazionario è talmente forte che Einstein dice: beh, allora io modifico la mia legge della gravitazione in modo tale da rendere possibili soluzioni stabili, introducendo un termine che in teoria non doveva esserci, perché il pregiudizio sull'universo stazionario era più forte della predizione delle equazioni. Il bello è che, poiché la matematica che ha condotto quell'equazione lo permetteva, il termine aveva formalmente diritto di esserci, anche se non era stato derivato da altre considerazioni, e l'equazione funzionava, ma l'equazione stabile e l'equazione stazionaria era instabile, cioè destinata a non durare, quel termine si è studiato a lungo in tutti i modi, tutte le salse, e adesso è l'unico strumento che è in grado di spiegare quello che la moderna astronomia osserva, cioè la energia oscura. Quindi Einstein aveva ragione anche quando aveva fatto. Quando ha visto che l'universo evolve, quello è stato l'errore più grosso della mia vita, perché l'universo evolve e quel termine non doveva esserci. Quando dopo la scoperta di Hubble nel 1926. E invece non solo c'è, ma spiega perché 1996-98 circa, nel 2004 Hubble Space Telescope, osservando supernove molto lontane, ha potuto mettere in evidenza il fatto che l'universo sta accelerando, non sta rallentando, e ha interpretato questo dicendo: c'è una componente dell'universo che non sappiamo che cos'è, la chiamiamo energia oscura, che è descritta da quel termine che ha aggiunto Einstein a forza per fregare Hubble. Non c'è riuscito, ma è l'unico strumento, l'unica idea in grado di spiegare le osservazioni fatte 70 anni dopo. Potenza della matematica: se una cosa formalmente ha senso, da qualche parte l'universo funziona così. Non importa quando lo vedrò, tra 10 anni, 100 anni, 1000 anni, 1200 anni, da qualche parte qualcosa va così. Fine. Domande? Qui c'è spazio per voi. Chiunque trova che cos'è l'energia oscura, materia oscura, avrà sicuramente il premio Nobel. Proprio garantito. Garantito al mondo. Ora come ora cosa pensate? Nessuno ne ha la più pallida idea. Qualcuno dice ci sono, c'è un grosso scollamento tra le misure astronomiche e le previsioni della meccanica quantistica. La meccanica quantistica dice le particelle, ciò che noi disegniamo come un puntolino sulla lavagna,
in realtà è un campo, c'è una cosa estesa. E se io calcolo l'energia associata a quell'oggetto, okay, mi viene una certa quantità. E quello che noi chiamiamo vuoto, okay, cioè assenza di materia, in realtà non è vuoto, perché tutte le misure che tu puoi fare in laboratorio, qualunque tipo di misura, come quando noi abbiamo fatto, non so se ti ricordi, oppure quello che ha senso è, sono variazioni di energia. Il valore assoluto dell'energia in un punto fisicamente ha poco significato, quando l'energia cambia ha significato fisico. L'energia puoi fissare lo zero dove ti pare, lo che importa è sulle variazioni, okay? Invece, dal punto di vista gravitazionale, massa e quindi energia hanno un valore indipendentemente dal punto dove fissi lo zero. Quindi l'unico modo per arrivare a vedere l'energia è attraverso la gravitazione. E se tu calcoli l'energia di quello che tu ritieni sia il vuoto, trovi un valore molto diverso da quello che vedi dal punto di vista gravitazionale. Ma molto tanto diverso, 120 ordini di grandezza. Una cosa enorme. Allora, se uno riesce a raccordare questo, due determinate. Un aiuto in questo senso è sicuramente il bosone di Higgs. Quello ti spiega come le particelle acquistano la massa. Da dove viene la massa? Higgs ha proposto un meccanismo perché ab origine, quando l'universo è meno di un milionesimo di micron, tutti i campi, le particelle sono solo campi, è solo energia. Com'è che acquisiscono massa? C'è un meccanismo che lui ha proposto, perché ci sono dei campi, di questi bosoni, okay, che vengono catturati dalle particelle da altri campi e gli conferiscono questa caratteristica di avere la massa. In un modo che è quello che è automaticamente scrivibile. Allora, se questo meccanismo, come sembra, funziona, questo può aiutare in questo senso. Poi devono esserci particelle che hanno caratteristiche speciali, come per esempio, attenzione, questa maggiore non è l'antimateria, non confondiamo le due cose. Ci sono forme di materia, forme di energia mai viste prima, inimmaginabili. Però non possono non esserci, perché se non ci fossero, quello che vedi in cielo sarebbe diverso, molto diverso. C'è un'altra cosa particolare, anche se non c'entra molto, questo è del 7-8 anni fa circa, c'è uno strumento che ha sondato una certa zona di cielo, secondo appunto dal campo di vista a un certo angolo, proiettato in cielo viene un cono e si misura, a seconda della radiazione che ci arriva, quanta materia c'è, più o meno in giro. Hanno visto nel campo di radiazione X che c'è un buco, c'è una zona da cui non viene niente, enorme. Buchi più piccoli sono ragionevoli, vengono predetti da tutte le teorie grosso modo. Ma un buco così grande, mille volte più grande, il volume mille volte più grande di quelli che vengono normalmente interpretati correttamente, è inspiegabile. E ci sono diverse persone, una dell'Università di Sydney, altri mi sembra dell'Università di Washington, che sono convinti che questo è un wormhole, cioè una comunicazione tra universi paralleli, anche se la cosa non è assodata. Non tutti lo credono. Se ci fosse, apparirebbe così. Lì dentro arrivi di salvare. Vediamo agli esercizi. Permesso.
Ormai un attimo solo che mi fermo. No, questa è la tua domanda.